che il turismo sia strategico per lo sviluppo della Calabria, che settore da valorizzare, che la politica regionale vuole accelerare, lo dimostra il voto della sesta commissione consiliare di Palazzo Campanella, che ha approvato all'unanimità il documento di programmazione. Si punta soprattutto sul mare, brand che ormai è entrato nel sentire comune del viaggiatore. Si fa spazio però anche il ritmo cambiato negli ultimi anni di un turismo lento che vuole scoprire i borghi, dare risposta insomma a quella che gli addetti ai lavori chiamano autenticità. In commissione tutti concordi anche sul potenziamento della rete degli info point e dei siti capaci di guidare i turisti che scelgono la Calabria. L'obiettivo caldeggiato anche dal presidente Roberto Chiuto è quella di fare della nostra terra una destinazione turistica d'eccellenza attraverso il potenziamento dei servizi. Significa più collegamenti per una Calabria che nelle intenzioni dovrà essere più accessibile e infrastrutturata, nonché maggiore sostegno è previsto anche per gli eventi che attraggono turisti. Tra i fondi da utilizzare ci sono anche quelli del CIS, che ammontano a 23 milioni. Intanto l'estate 2024 si annuncia da record per le presenze. Le previsioni per l'estate ormai alle porte sembrano abbastanza interessanti e significative. 1,2 milioni di arrivi e 6,6 milioni di presenze per la sola Calabria. Parliamo di un incremento del 3,6% e del 2,5% rispetto allo stesso periodo, quindi da giugno a settembre dello scorso anno. Incremento dei flussi turistici che pesa e condiziona positivamente anche l'andamento della spesa turistica, oltre 1 miliardo di euro, con una crescita significativa del 5,6% rispetto all'estate del 2022. Insomma, tutto lascia ben sperare. Adesso è il momento, evidentemente, di dare anche alla programmazione regionale una visione ancora più sistemica, che non concentri sforzi, attenzione e risorse esclusivamente sulle imprese, sul sistema ricettivo, ma si occupi anche con significatività, concretezza e maggiore consapevolezza anche di prodotti turistici, territori e soprattutto di analizzare i comportamenti di consumo turistico del mercato estero e italiano. Benvengano questi numeri, poi però mi chiedo e mi pongo delle domande, lo faccio personalmente, quindi utilizzando un'esperienza diretta e personale, visto che comunque sono un pendolare della Calabria, visto che spesso e volentieri attraverso un tratto di autostrada che da Cosenza porta verso la provincia di Reggio Calabria, quando questi cantieri verranno aboliti in previsione di questo aumento importante e significativo di turisti. Mi chiedo quando sarà percorribile in maniera tranquilla la strada che porta, per esempio, in Sila. Mi chiedo quando quella in Aspromonte. Mi chiedo se l'altro giorno, per andare a Paola, alla stazione di Paola esattamente, da Cosenza, l'ANAS in un bel momento, nel pieno pomeriggio, intorno alle 17, rimanda indietro le autovetture perché c'era stato un incidente. Mi chiedo se tutta questa necessità, urgenza primaria di servizi potrà essere colmata prima di questa estate che si annuncia con numeri clamorosi, come abbiamo detto, perché i servizi mancano, perché sembra che comunque viviamo un tempo lento, quello che i turisti vorrebbero da un punto di vista del piacere, noi lo viviamo da un punto di vista della fattualità delle azioni che sappiamo possono essere in grado di cambiare le sorti della nostra regione, perché il turismo è un'impresa importante, perché l'agricoltura legata al turismo è un'impresa importante, perché la cultura legata al turismo è un'impresa importante, così come le programmazioni culturali. Sappiamo già ovviamente di alcuni festival, di alcune location più privilegiate per tempistica, soprattutto degli organizzatori, e perché no anche di alcuni finanziamenti che sono riusciti a intercettare, che partiranno e che quindi già hanno una calendarizzazione da Cosenza a Roccella. Ma quante di queste manifestazioni verranno messe a frutto in quello che può essere l'attrattività, oltre alle risorse naturali, oltre alle bellezze, anche le proposte culturali, così come i musei da visitare? Quanto saranno pronti ad accogliere questi tantissimi turisti in più? Un 3,6%, come abbiamo sentito nel servizio, ma è pur tanto. Ma per tornare a parlare dell'attrattività,
Ci sono i residenti in Calabria, ma ci sono anche i turisti. Un turista si preoccupa anche di quello che è la situazione della sanità in Calabria. Allora sentiamo questo secondo servizio. 2.191 il numero è ben evidenziato, si tratta delle assunzioni nella sanità calabrese dal 1 gennaio 2022 al 30 aprile 2023, in particolare 1.450 sono i nuovi assunti a tempo indeterminato e 741 gli stabilizzati. Operazione Verità l'ha definita il presidente della regione Roberto Occhiuto nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro. I medici cubani ha precisato solo soluzione tampone. Sento spesso dire che in Calabria stiamo assumendo medici cubani, ho sempre detto che non avrebbero tolto un solo posto di lavoro a medici calabresi o italiani, sento spesso dire che si sta facendo poco nella sanità, non è vero, perché oggi attraverso questa operazione Verità abbiamo dimostrato che da quando io sono commissario della sanità in Calabria sono stati assunti 2.200 persone. Un'operazione di reclutamento mai avvenuta in 15 anni di commissariamento. Purtroppo queste assunzioni sono intervenute mentre è aumentato il numero di pensionati, nel senso che abbiamo avuto più di 1.300 pensionamenti nella sanità calabrese. Se non avessimo proceduto a queste assunzioni, a 2.200 assunzioni, di cui 829 soltanto nei primi 4 mesi del 2023, molti ospedali della Calabria oggi sarebbero chiusi. Ora, questo servizio da parte di Occhiuto è chiaro. A me personalmente sembra un po' il gioco delle tre carte. Dove è l'asso? Dove è l'asso? Ci sono tre carte, si gira perché... Perché torniamo indietro addirittura di 5-6 anni quando questa redazione continuava a denunciare il fatto, d'accordo, poi sentendo direttamente le persone interessate, i sindacati di settore, che in Calabria, già prima della pandemia, mancavano più o meno 5.000 unità tra personale medico, paramedico, quindi OS e tutto quanto il resto. Ora poi abbiamo assunto 2.000 persone con più o meno altrettante persone che sono andate in pensione. Resta la voragine da colmare, perché sennò sarà difficile, cubani o meno, cercare di rendere funzionali, appetibili, normali, cioè normalmente agibili per la popolazione che paga regolarmente le tasse e che ha diritto ad una sanità pubblica per come previsto dalle nostre leggi, regole, dalle nostre Costituzioni. Questo è il punto. Il contraltare alle dichiarazioni del Presidente Occhiuto, che appunto festeggia i 2.000 e più assunti, è esattamente questo che è contenuto in un blocco di tre servizi. 43 medici, infermieri e autisti del 118 della provincia di Catanzaro hanno presentato un esposto per chiedere che il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute attivino i poteri sostitutivi a causa delle manifeste omissioni degli organi territoriali che hanno reso e rendono il servizio inadeguato, carente e inefficiente, con conseguente ed evidente rischio per la salute della comunità. La richiesta è stata presentata dall'avvocato Francesco Pitaro. Il servizio è ormai da molto tempo assolutamente carente in tutta la provincia, è scritto nell'esposto. Molti medici addetti al 118, si legge ancora nell'esposto notificato al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute, al Presidente della Regione, al Commissario per la Sanità, all'ASP di Catanzaro e ad Azienda Zero e al Prefetto, a causa dell'eliminazione di un'indennità loro attribuita hanno lasciato il servizio in quanto hanno ritenuto la retribuzione non congrua al loro impegno assiduo e alle loro continue e significative responsabilità. Sta inoltre accadendo che all'interno del servizio è assente in molte postazioni la figura del l'autista e anche quella dell'infermiere. Tali carenze, si sottolinea ancora nell'esposto, hanno un'evidente e immediata ricaduta negativa sul diritto alla salute. È accaduto e accade che in caso di emergenza il 118 non arrivi per l'assenza dell'autista o se arriva non può svolgere la propria funzione in assenza del medico e dell'infermiere. Rispetto di una popolazione che non c'è. Sindaco, qua manca il rispetto di una popolazione che non c'è. Hanno affrontato un viaggio di 2 ore per arrivare da Bocchigliera a Cosenza, ovvero lo stesso viaggio che sono chiamati a fare per raggiungere l'ospedale più vicino, l'Annunziata o lo SPOC di Corigliano Rossano, arrivando da un comune, quello di Bocchigliero appunto, senza più medico di base e senza guardia medica. Si sentono praticamente abbandonati i cittadini del centro della Sila Cosentina e hanno riversato la propria rabbia davanti all'ASP di Cosenza, chiedendo un incontro e un intervento immediato al commissario Graziano. Il
Siamo già da un anno, più di un anno, senza un medico di base, e senza guardia medica. Essendo un paese mondano, internato, purtroppo siamo proprio messi male. Se è un'urgenza non abbiamo a chi rivolgersi, l'80% è di anziani e quindi siamo proprio in braccio a Maria. Forse ci prendono in giro, non ci prendono in considerazione, o perché pensano che i nostri figli non hanno diritto alle cure, i nostri padri, le nostre madri, tutti anziani, cioè dobbiamo pagare le tasse gli italiani senza usufruire dei servizi. Questo per me è sbagliato. A capeggiare la protesta è il primo cittadino, chiamato poi anche a placare gli animi in attesa di risposte adeguate. Ci dovete dare l'opportunità di organizzarci e di rivendicare in modo corretto, anche gridando nel modo corretto, quelli che sono i nostri diritti. Siamo venuti qui proprio per questo. Quindi cortesemente, senza fare confusione, usciamo con quello che chiediamo e cerchiamo di capire, ma siamo qua per questo, Gennari. Siamo qua per capire di avere un minimo di certezza su quelli che sono i diritti che finora non abbiamo avuto. Ospedale bocciato, il titolo è di quelli forti, e se a leggerlo il commissario dell'azienda ospedaliera oggetto dell'articolo, viene da chiedersi con quale stato d'animo si affronta un giudizio così negativo, seppur riferito a un'epoca precedente al suo insediamento. Nulla di nuovo, perché è stato uno dei motivi per cui io sono qui, per provare, cercare, riuscire a rimettere in piedi la barca. Noi ci eravamo incontrati qualche tempo fa. Vi ricordate la prima conferenza stampa dove abbiamo fatto il primo passaggio di efficientamento del pronto soccorso, che oggi possiamo dire che è in linea con gli standard italiani rispetto a un passato devastante. Stiamo proseguendo in questo, c'è piena consapevolezza della situazione che c'è ed è il motivo per cui siamo qui. Tanto è vero che facemmo 2 mesi fa, proprio con le organizzazioni sindacali, un accordo dove dicevamo queste cose sostanzialmente, eccolo qui insomma, dove dicevamo che c'era una mancata produzione di salute di 20 milioni, non c'era organizzazione del lavoro, che bisognava intervenire sui reparti, che le persone, i professionisti che erano stati assunti dovevano tornare a fare quello per cui erano stati assunti. Insomma, è un percorso, ovviamente non è che si può fare tutto in un mese, ma io credo che da qui a fine anno insomma si vedranno dei cambiamenti certi, sicuri e leggibili. Bisogna ricostruire un sistema, dice il commissario De Salazar, che analizza i dati di un'eredità pesante che vede l'Annunziata sotto la media in quasi tutte le aree cliniche prese in esame da Agenas nell'ultimo report pubblicato. C'è un calo di produzione di 20 milioni d'euro, se non 25 milioni d'euro, e quindi dobbiamo intervenire. Dobbiamo, credo, come ospedale, ma proprio come sistema sanità Calabria, ragionare sui dati, sugli indicatori, misurare le nostre prestazioni insieme con tutti gli operatori che hanno molta voglia di, perché è subentrato anche il riscatto, no? L'orgoglio da parte di tutti gli operatori, da parte di tutti noi. L'umanizzazione e l'accoglienza sono inseriti nell'accordo sindacale varato dall'azienda ospedaliera. Dopo l'app Sanibook, la regione sta per inviare i rilevatori, 80 laureati chiamati a segnalare eventuali disfunzioni. Questi rilevatori immagino che non debbano controllare, perché non è che sono degli ispettori mandati, debbono, perché bisogna capirne la filosofia di base, debbono aiutare affinché noi apriamo il sistema, perché gli operatori sanitari devono parlare la stessa lingua del cittadino. Dopo che viene un rilievo anche di Sanibook, non è che in azienda succede qualcosa di e provvedimenti disciplinari, no. Ringraziamo il cittadino e mettiamo mano a quella inesattezza, chiamiamola come vogliamo, a quell'inadempienza, a quella dimenticanza. Insomma, questa storia di Sanibook, parliamoci chiaro, insomma, mi sembra un po' più una, almeno per quello che io penso, sì, poi sono laureati in diverse discipline rispettabilissimi, che dovrebbero entrare nel merito però di quello che poi sono i numeri. De Salazar non le manda a dire, però è chiaro che deve mediare, perché dipende anche il suo lavoro dal rapporto che ha con il Presidente Occhiuto. Il punto di mettere dei controllori a verificare il servizio di qualità, quando sappiamo che le aziende diffuse in Calabria hanno numeri carenti, la gente è sottoposta a stress incredibile, tutti coloro i quali lavorano nei reparti,
Certo è che ci sarà qualcuno che non fa di buon cuore quello che deve fare, questo certo che va stanato, così come vanno stanati i medici che, assunti da medici, stanno dietro una scrivania. È un problema di coscienza che diventa poco collettiva ma personale. Quindi stabilendo delle regole e richiamando le persone a fare quello che è il loro lavoro, e allora probabilmente già un passo avanti potremmo farlo nel colmare quel gap di numeri, perché andando incontro all'estate, pensate ai grandi luoghi di assembramento da un punto di vista turistico, ma a Tropea, con le strade e con i nosocomi, come farà ad affrontare una stagione estiva tranquilla, così come la Costa Viola, così come Palmi, Scilla? Come si affrontano i numeri in più se noi abbiamo già queste problematiche che riguardano l'oggi, il presente e soprattutto il numero dei calabresi? Cambiamo argomento. Il migliore argomento non è quello che viene dopo, perché c'è un lutto. C'è un lutto che è dovuto a quello che io ritengo sia la poca attenzione rispetto al cambiamento climatico, perché all'improvviso accade che un fiume si ingrossa, perché non è responsabilità dei genitori, non è responsabilità della scuola. È inutile trovare un colpevole oggi in questo modo. Probabilmente tutto va fatto con più sicurezza, ma c'è una grande tragedia. Una vita di una diciottenne strappata prematuramente, semplicemente per una gita fatta facendo rafting sul fiume Lao. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Denis Galatà arriva in redazione poco dopo le 14, uno shock per l'intera Calabria che sperava in un epilogo ben diverso della vicenda. E invece la studentessa di Rizziconi, che era all'Aino in gita scolastica, non ce l'ha fatta. Da ieri pomeriggio, da quando è caduta dal gommone mentre faceva rafting insieme ai compagni di scuola, è rimasta nelle acque del fiume Lao. Ad individuare il corpo della giovane, che si trovava sott'acqua, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Il ritrovamento è avvenuto a breve distanza dal punto in cui la diciottenne era finita in acqua, ed ecco il momento in cui i vigili del fuoco recuperano il corpo della giovane. L'area di ricerca, particolarmente impervia, era stata individuata nella mattinata di oggi dopo una ricerca ininterrotta da ieri al momento della scomparsa. Denis aveva da poco festeggiato i 18 anni, frequentava il liceo Rechichi di Polistena, sognava di continuare gli studi e di iscriversi a medicina. Una ragazza solare, così la descrivono i suoi compagni di scuola, sotto shock dopo la tragedia. Nella zona che si trova tra Laino Borgo e Laino Castello, le squadre di soccorso, le forze dell'ordine e i familiari di Denis. È la nipote di mio fratello, come se fosse mia nipote. L'abbiamo cresciuta noi, ci sono delle responsabilità, credo molto grave, di qualcuno, e deve pagare le proprie conseguenze, perché con il fiume in quel modo, secondo me, non c'era qualcuno che doveva prendersi le responsabilità di non farli salire, ma perché alla fine 18 anni avevano, no? Anche se sono maggiorenni, ancora la vita deve sbocciare, no? Mentre la procura di Castrovilla ha riaperto un'inchiesta sull'accaduto, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara esprime il suo cordoglio ai genitori di Denis e alla comunità scolastica per la tragedia e dispone verifiche per capire se tutte le condizioni organizzative e di sicurezza dell'attività proposta ai ragazzi dalla scuola fossero state adottate. La Calabria è in lutto, ha detto invece il presidente della regione Roberto Chiuto. Il dolore rompe il silenzio nella valle del fiume Lao. La zia di Denis arriva da Roma, si ferma nella strada sterrata in quel paradiso che per la sua famiglia si è trasformato in inferno, e parla più a se stessa che ai cronisti. Doveva venire qua in questo bosco per non ritornare più a casa, ritornare con il carro funebre. Doveva ritornare con una macchina di matrimonio, non con un carro funebre. Una famiglia si distrugge quando ci sono queste cose. Sotto il cielo velato di nuvole di una giornata che nessuno avrebbe voluto vivere, arriva anche il papà della ragazza. Lui non ha parole, solo l'abisso della sofferenza. Si vede dai gesti e da come chiude la portiera dell'auto. Il carro funebre avanza piano sui sentieri del Parco del Pollino. Il nero stride con il verde, verde come gli anni di Denis Lagatà, che sognava di fare il medico, che insieme ai suoi compagni di classe aveva atteso la gita di fine anno, immaginando ore spensierate, invece
tutto è finito in un attimo maledetto nelle acque gelide e ingrossate di un torrente, la cui voce è potente e minacciosa anche nel momento in cui il corpo della ragazza viene recuperato dai vigili del fuoco. In una primavera che sembra autunno, nell'interminabile pomeriggio di fine maggio, anche i cronisti avvertono il vuoto che lascia la morte improvvisa, inattesa, alla quale si cerca di dare dannatamente un senso. Il tribunale di Castrovillari ha aperto un'inchiesta. Pare che ben 5 dei 7 gommoni utilizzati per il rafting abbiano avuto problemi durante l'escursione fatale per la ragazza. Ci vorrà tempo per accertare eventuali responsabilità. Con il fiume in quel modo, secondo me, non c'era qualcuno che doveva prendersi le responsabilità di non farli salire. Ma perché alla fine 18 anni avevano, no? Anche se sono maggiorenni, ancora la vita deve sbocciare, no? Di certo la morte di Denise resterà come una ferita aperta nei sentieri di questa zona del parco. Di certo un brivido in queste ore ha attraversato tutte le famiglie calabresi che si fermeranno il giorno dei funerali della ragazza, che era attiva nella sua parrocchia a Rizziconi, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Ogni tragedia di questo tipo lascia dei vuoti incolmabili. E poi, insomma, Bisogna farsene delle ragioni che mai avverranno. Dovevo mandarla, non dovevo mandarla? È l'interrogativo di tutti coloro i quali hanno figli, che decidono di partire, che decidono di andare a fare una gita, che decidono di aderire o meno al rafting o a qualsiasi altra cosa, che poi, come in questo caso, ahi noi, sfocia in una tragedia. Ora, è chiaro, diramata l'allerta gialla, si è vietato, non si è vietato, si poteva scendere, non si poteva scendere. Il fatto concreto è che c'è un vuoto incredibile di una vita di una neo-diciottenne che aveva tante ambizioni e sogni nel cassetto da realizzare e che quindi non potrà più percorrere quelle fasi che aveva programmato, che era certamente un futuro in cambiamento, che sarebbe cambiato mille altre volte ancora, come nelle vite di tutti quanti noi. Allora noi speriamo semplicemente che questa morte possa dare un senso a qualcosa rispetto anche a un cambiamento, perché se non si cambia dopo queste grandi tragedie, allora c'è qualcosa che non funziona in noi stessi, ricordiamocelo. Questo è un ennesimo ed estremo saluto a Denise e soprattutto alla sua famiglia. Cambiamo argomento e c'è un complimento che arriva per la Calabria da parte di Piante Dosi sul fenomeno ovviamente dei migranti. 150 sbarchi in 3 anni, numeri in aumento negli ultimi 12 mesi e inevitabili disagi sia per chi lavora all'interno del centro di primo soccorso di Rocella Ionica che per la cittadinanza. La visita al ministro Piantedosi è il segnale di attenzione da parte del governo, che implementerà la struttura migliorando l'accoglienza e dando seguito quindi alle promesse fatte al sindaco Vittorio Zito. Attualmente c'è, come potete vedere, c'è la tensa struttura e poi ci sono dei moduli gazebo che vengono utilizzati al bisogno. Al posto di questi moduli di gazebo ci sarà una seconda tensostruttura, quindi in questo senso raddoppia la capacità. Già ora è stata spesso ampiamente superata rispetto alla sola tensostruttura. La cosa più importante è che ci saranno invece degli investimenti per quanto riguarda i moduli docce, moduli bagni, eccetera, tutto l'aspetto igienico-sanitario che, insomma, dovrebbe migliorare tantissimo. Matteo Piantedosi è stato accompagnato dal sottosegretario all'interno Vanda Ferro. Una promessa mantenuta, un'ulteriore promessa che avevamo preso anche con il prefetto Valenti, con l'arrivo di Piantedosi, quindi la volontà ovviamente di interfacciarsi anche con l'amministrazione comunale e il suo sindaco rispetto ovviamente a quello che sarà un ulteriore hotspot che dovrà essere un cuscinetto anche sullo svuotamento di alcune strutture e la possibilità realmente di poter accogliere rispetto ai numeri che sicuramente saranno in aumento. Il ministro precisa più volte che il rafforzamento del sistema di accoglienza non vuol dire allentare l'azione di contenimento del fenomeno migratorio, ma solo tentare di rendere maggiormente sostenibili le fasi acute, rispettando le esigenze e i contesti territoriali. Cambierà per elementi, insomma, sia di dimensioni che di qualità del servizio, in una logica di fare in modo, insomma, che regga l'urto laddove si dovessero ripresentare momenti più acuti degli arrivi, che noi cercheremo di scongiurare.
fare, quindi organizzarci qui non significa, non, per quanto riguarda il governo, non portare avanti politiche di contenimento degli arrivi attraverso l'azione che stiamo facendo con i paesi da cui originano. Però ecco, c'erano stati dei momenti in cui mi ero sentito poi con il sindaco, gli avevo promesso che ci saremmo interessati, insomma, di dare una sistemazione adeguata a questo luogo, ovviamente per le persone che ci arrivavano, ma anche a beneficio della cittadinanza locale, quindi della dignità del cittadina di Roccella Ionica. Insomma, noi ci auguriamo che tutto possa trasformarsi, che quindi queste pacche sulle spalle che riceviamo da calabresi, perché siamo un popolo ospitale, pronto ad affrontare le avversità della vita, smette. Sappiamo che legate ai centri di accoglienza ci sono diverse situazioni che sono a tinte fosche, sappiamo che ci sono invece dei centri di eccellenza, sappiamo che l'umanità nell'ospitare chi arriva da un paese in guerra, da un paese in conflitto, chi decide di lasciare la propria casa per scappare, certamente non è una comfort zone, per cui se esiste una regola bisogna cercare di attuarla privilegiando quello che è il lato umano della faccenda. Questo ci auguriamo e questo certamente proveremo nei prossimi numeri di Seven, ma anche dei nostri TG, a raccontarvi. Prima di salutarvi e di invitarvi a vedere e a consultare tutte quelle che sono le manifestazioni culturali che stanno partendo, partiranno da qui a breve con l'Alto Teatro, il Centro Storico di Cosenza, con il Mood che si è spostato in questo village straordinario a Rende, con un concerto già annunciato all'Anfiteatro dell'Università della Calabria, che è quello di Diodato, per il prossimo 7 luglio, i cui biglietti sono già in prevendita, tante manifestazioni in Calabria, perché speriamo e auspichiamo che la festa dell'estate sia in arrivo e che possa durare il più possibile, con manifestazioni culturali all'altezza di una terra ospitale, di una terra bellissima. Ma nel frattempo vi lasciamo con le immagini di una festa, perché dopo un anno di tribolazioni, di gridare a una cattiva gestione, di parlare, di assentarsi, di rendere vuoto lo stadio, con molte ragioni, con tanti torti, ragioni e torti quindi su una bilancia, ma la notizia, il dato vero che poi sfocia in una festa è che il Cosenza è rimasto in Serie B. Queste sono partite che non si spiegano, non si raccontano, ma si vivono. L'epilogo a sorriso al Cosenza, che chiude la casella numero 6 della sua recente storia in Serie B. Un traguardo insperato, coronato sul filo di lana dopo un rush finale faticoso, sofferto, ma maledettamente bello. Il calcio è questo e non sempre spendere autorizza il sogno. Basta chiederlo alla SPAL, al Brescia, al Benevento e al Perugia. I risultati sono frutto dell'alchimia del gruppo e degli episodi che, se non girano a favore, disegnano solo e soltanto delusioni. Non era facile affrontare il Brescia nel suo stadio, davanti ai suoi tifosi e con tanti VIP a spingere le rondinelle, ma il dio del calcio segue altre regole, altri percorsi, altra trama. E così Meroni, quando ormai tutti si preparavano all'extra time, inzucca il pallone che gonfia la rete, pareggiando i conti con il gol messo a segno da Dimitri, il cui papà Bisoli in settimana aveva pronosticato il trionfo lombardo. L'esultanza e la gioia dei rossoblù, rappresentata splendidamente dai mille sostenitori giunti da Cosenza. Il resto è storia brutta, becera, indegna per una città che si candida a essere capitale della cultura, un finimondo che non ti aspetti, perché nello sport si può vincere ma anche perdere, ma in entrambi i casi bisogna farlo con dignità. Ma oggi è un altro giorno ed è festa per i cosentini, il resto è esercizio dialettico fine a se stesso. Cosenza vince sul Brescia, oltre che sul campo anche a tavolino, perché
è un fatto culturale. Queste immagini che abbiamo visto prima dell'esultanza del popolo rosso-blu sono veramente raccapriccianti. Non si può concludere una festa di sport andata male, certo, per certi colori. Ci deve essere qualcuno che vince e qualcuno che perde. In questo caso hanno vinto i lupi rosso-blu, Silani, e quindi una dimostrazione di sofferenza che hanno avuto in tutto quanto il campionato, visitando gli stadi di tutta l'Italia con una grande compostezza. Noi vi lasciamo con questa notizia, ma mutuiamo dallo sport, che ci vogliono le persone che giocano in campo, e noi immaginiamo che sia la nostra redazione, più chi fa la differenza, il pubblico. Il numero e la somma produce 11 più 1 fa 12, questo è il numero di TEN, dove 24 ore su 24 vi teniamo compagnia con i TG, gli approfondimenti e tanta, tanta informazione, provando a entrare nelle vostre case in punta di piedi. Alla prossima settimana.